Gli agenti della squadra mobile di Teramo hanno arrestato un 55enne residente a Campli trovato in possesso di 1,5 kg di eroina e mezzo chilo di marijuana. Nell'ambito dei servizi di prevenzione, gli agenti della squadra mobile di Teramo hanno effettuato una perquisizione domiciliare nell'appartamento a Campli, dove il 55enne incensurato vive da solo. All'interno è stata rinvenuta una busta di plastica contenente la sostanza stupefacente, 100 grammi di eroina, 8 pezzi di hashish del peso complessivo di 10 grammi ed un involucro di cellophane contenente la marijuana. Tutta la droga era stata nascosta all'interno di un mobile pensi e della sala da pranzo. All'interno sono stati rinvenuti anche un bilancino di precisione ed il materiale per il confezionamento delle dosi. Successivamente sono stati perquisiti anche altri locali nella disponibilità dell'uomo, dove sono stati rinvenuti altri 8 involucri contenenti un totale di 1,4 kg di eroina e due vasi di vetro contenenti circa mezzo chilo di marijuana. L'ingente quantitativo di droga, in base al grado di purezza, avrebbe consentito di moltiplicare il suo valore utilizzando sostanze da taglio. L'uomo è stato rinchiuso nella casa circondariale di Poggio Reale a Napoli a disposizione dell'autorità giudiziaria. Abbiamo fatto questa operazione grazie ai colleghi della squadra mobile che sono riusciti a sottrarre al mercato questo quantitativo di morte. Quindi sono veramente soddisfatto di questa cosa, di aver fatto un qualche cosa per la provincia di Teramo, per i cittadini della provincia di Teramo. Potranno essere leggermente un po' più tranquilli. Questo non significa che la guardia si abbassa, anzi, io l'ho detto da quando mi sono insediato, che non esistono isole felici. Questa ne è in qualche modo una prova. C'è un sottobosco, un qualcosa sotto traccia che noi dobbiamo con calma, sotto anche le direttive dell'autorità giudiziaria, combattere e cercare di debellare. Il risultato di oggi mi rende fiero dell'operato dei miei ragazzi, della mia squadra, della squadra mobile, che è riuscita a fondere mirabilmente un'attività di prevenzione con quella di repressione. L'osservazione sul territorio ha fatto sì che siamo riusciti a contattare questa persona, a trovarla, ad attenzionarla nella maniera giusta e quindi a fare questa perquisizione che ci ha dato la possibilità di trovare questo chilo e mezzo di eroina e altro mezzo chilo di marijuana, insomma. Preoccupa anche il fatto che era un incensurato che aveva un grandissimo quantitativo di droga. Beh, questa è una cosa che dobbiamo approfondire poi a livello investigativo. Indubbiamente fa riflettere un attimo, insomma. Ecco.